Ciao a tutti ragazzi, qui è Giu360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui, finalmente tornati con una nuova rebuilding. Oggi tocca al Napoli. Questa qui signori è una settimana speciale in cui ogni giorno ci stiamo appunto dedicando alla ricostruzione di una determinata squadra. Oggi è il giorno del Napoli. ADL Pappone è pronto a trasformare questa squadra che è già forte, ma noi signori la renderemo talmente forte da vincere tutti i trofei possibili e immaginabili. Prima però di iniziare con il video, io come sempre ragazzi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, perché dovete far vedere che volete vedere altre rebuilding sul canale. Se questa serie vi piace, se volete vedere lo stesso progetto però con altre squadre, lasciate un bel mi piace e consigliatemi qui sotto la prossima squadra da utilizzare. Per quanto riguarda il modulo, allora ci sono delle piccole considerazioni da fare. Lozano, Politano, grande ballottaggio. Osimhen, Mertens, grandissimo ballottaggio. Con Zielinski che in questo momento è praticamente un COC. Io mi ricordo molto bene della carriera che abbiamo fatto con il Napoli e mi ricordo che Zielinski è un giocatore che secondo me merita di giocare. Quindi io passerei a un 4-3-3 offensivo, quindi con Fabian Ruiz leggermente più lungo rispetto a prima, con Zielinski trasformato COC e con una base di partenza che secondo me messa così non è niente male. Quanto tempo ci mette Zielinski per diventare trequartista? Andiamo a vedere. Solo 2 settimane. Molto bene, non ci resta a questo punto ragazzi che bloccare tutti quanti i giocatori su cui puntare e mettere sul mercato tutti i giocatori su cui non puntare. E purtroppo ragazzi c'è Dries Mertens che ha il contratto in scadenza e adesso glielo vado subito a rinnovare, ma deve essere per forza messo sul mercato perché lui cala, ha 34 anni, Insigne comunque ne ha 30, quindi può ancora giocare bene e può ancora addirittura crescere, e chi mi segue sa che Insigne può diventare veramente molto molto forte. Mertens invece no, ed è praticamente la nostra opportunità per fare qualche soldino. Stiamo ricevendo signori le prime offerte di mercato. Luperto se ne va 3 milioni, Juan Jesus se ne va 3 milioni, Malquit se ne va 3 milioni, tutti 3 milioni. Non ho fatto vedere il budget di partenza che purtroppo non è altissimo, 55 milioni. Cerchiamo di vendere più gente possibile e poi dopo tiriamo le somme e capiamo bene come investire i nostri denari. Offerte molto molto importanti signori. Goulam 6 milioni se ne va, Mario Rui 11 milioni se ne va. Ragazzi purtroppo siamo costretti a cedere uno dei nostri giocatori migliori. Per quanto riguarda Milik invece possiamo accettare le due offerte, quella del Villarreal e quella della Roma, però ragazzi un'offerta è qua, bisogna un attimo trattare. Perché? Perché io ho messo sul mercato sia Lozano e sia Politano. Vi spiego anche il motivo. Praticamente l'attacco è già completo perché Osimhen viene confermato, Insigne viene confermato, Zielinski COC, io un colpo in attacco lo voglio fare. E Lozano e Politano sono giocatori che sinceramente sul gioco non mi convincono tanto, nella realtà sì, quindi li ho messi entrambi sul mercato. Addirittura ragazzi per Lozano possiamo chiedere 50 milioni. Trattiamo e vediamo che cosa ci dicono. Vediamo che cosa ci dice Colplino. 50, addirittura ci sputano in faccia. Porca vita, una volta che tratto. Signori, oh mio Dio, guardate chi vuole Mertens, la Juventus. No vabbè, non ci credo. Allora, noi siamo dei papponi e davanti ai soldi ci lasciamo ingolosire. Io devo cederlo Dries. Tradimento raga, tradimento incredibile. 30 milioni secchi, loro ci spuola ragazzi. Allora a questo punto non tratto più, cioè porca miseria, io sto offrendo la cifra che la società mi consiglia di offrire, cioè boh, a sto punto non tratto più. Ho dimenticato ragazzi una cosa molto molto importante, ovvero il pischello della primavera. Antonio Bianchi 16 anni, ah, è molto veloce ragazzi, è molto veloce, molto aggressivo, però ha poca freddezza. Di sicuro la TT non è il suo ruolo ideale. Se messo difensore centrale fa più 7 e diventa un 70, mica male ragazzi, mica male. Allora potremmo a questo punto mandarlo in prestito. Allora innanzitutto gli cambiamo ruolo, non è pronto per fare comunque il titolare, però lo potremo mandare in prestito, secondo me ci sta. Abbiamo ricevuto ragazzi un'altra offerta per Mertens, ma questa volta dal PSV, e Mertens ha giocato nel PSV e quindi secondo me è l'offerta ideale per lui. 25 milioni questa volta. Cosa ci dicono? Affare fatto ragazzi, Dries Mertens ci saluta. Era destino, Dries non poteva andare alla Juve. Ci siamo signori? Ci siamo, è il momento di fermarci. Perché? Perché intanto il nostro Bianchi è diventato un difensore centrale e fa l'upgrade, gli mettiamo anche un piano di crescita adeguato e soprattutto raga lo mettiamo nella lista dei trasferimenti, anzi nella lista dei prestiti. A questo punto abbiamo una rosa che praticamente non è stata toccata. Sì, abbiamo bisogno comunque del terzino sinistro, però abbiamo la bellezza di 166 milioni.
tante riserve se ne sono andate. Io direi di iniziare con l'attacco, magari prendendo qualcuno, riuscendo a mettere Politano come contropartita. Non sarebbe male, mi serve un addio. Ho individuato, signori, un esterno destro veramente molto interessante. Ha una clausola di 99 milioni e il suo valore è di 62. La clausola non la paghiamo. Proviamo, ragazzi, a inserire, come ho detto poc'anzi, Politano come contropartita. Ha un valore di 26 milioni. Io direi di fare 45 più Politano. Vediamo che cosa ci dice l'Ajax. Un bel 67 più Politano. Allora, raga, non voglio farla saltare, quindi facciamo 60 milioni più clausola del 25.000% più Politano. Vediamo cosa ci dicono. Che l'offerta, signori, è buona. Secondo me abbiamo fatto un signor colpo. Per quanto riguarda, ragazzi, il difensore centrale, io andrei su un nome un po' particolare, perché voglio acquistare Bremer dal Torino. Giocatore che nella realtà sta facendo delle cose allucinanti. Su questo gioco però purtroppo non è fortissimo, però ha 24 anni, ha 79 overall e ha un potenziale veramente molto molto alto. Visto che dobbiamo ancora prendere il terzino sinistro e un centrocampista centrale, io direi di non spendere 50-60 milioni per il difensore centrale, ma appunto prendere Bremer. Valore 24 milioni si può prendere dai 28 ai 39. Partiamo con un'offerta base di 25 milioni. Che cosa ci dicono? 38 e 3. Ok, molto molto bene. Controfferta, caliamo, ragazzi, a 30 più clausola del 15.000%. Vediamo cosa ci dicono. 38 e 3. Non la voglio far saltare questa trattativa, signori, anche perché tra un po' inizia il campionato, quindi la voglio chiudere. 35 milioni, cosa ci dicono? Che l'offerta è buona. Preso, signori, il secondo giocatore di questo primo anno di questa rebuilding. A questo punto, signori, la difesa per adesso è completa, con un acquisto molto particolare come Bremer. Ora occupiamoci dei terzini, quindi la difesa laterale, se vogliamo chiamarla così. Ho selezionato due giocatori, Gaia e Chiwell. Sono indeciso, anzi, ero indeciso, ma poi l'età ha fatto la differenza. Chiwell ha 2 anni in meno rispetto a Gaia, quindi andiamo su Chiwell. Proviamo con un'offerta base di 50 milioni spaccati. Cosa ci dicono? 63 e 3. Controfferta, allora, signori, controfferta, caliamo a 50, 58, raga, 58 più clausola del 15.000%. Cosa ci dicono? Che l'offerta è buona. Preso anche il terzino sinistro. Abbiamo un budget di 12 milioni, quindi non possiamo fare più niente. Devo ancora vendere qualche pischello, tipo Lozano e tipo Mertens, ma mi sembra di aver accettato delle offerte, quindi a momenti andranno via sia Mertens sia Lozano e avremo poi i soldi per prendere un centrocampista centrale. Anguissa è in prestito, quindi o lo riscattiamo oppure prendiamo uno più forte. E sinceramente, secondo me, siamo in grado di prendere uno più forte. Nel frattempo, ragazzi, abbiamo ricevuto un'offerta per quanto riguarda il nostro difensore centrale, che può fare anche l'attaccante. 70 di overall, devo delegare perché ci sarà un prestito secco di 2 anni. Queste qui sono le mie condizioni. Piazziamo anche Goulam per 6 milioni e 9. Accordo per il prestito, signori, 2 anni per quanto riguarda appunto il nostro Antonio Bianchi. Adesso bisogna solo aspettare che lui trovi l'accordo, perché le due società, Napoli e Crystal Palace, l'accordo ce l'ha. Siamo arrivati, ragazzi, nelle ultime 5 ore di mercato. Bisogna prendere il centrocampista centrale, però abbiamo un grandissimo problema, ovvero non abbiamo la panchina. Abbiamo venduto tutti, porca di quella vacca. Quindi io direi di fare un piccolo cambio di strategia, ovvero non spendere tutto per il centrocampista centrale, ma appunto conservare dei soldi per migliorare la panchina. Per quanto riguarda il centrocampista centrale, io andrei su Edoardo Camavinga. Fortissimo, lo conoscete molto molto bene. Può giocare centrocampista centrale CDC. Ha una clausola che noi non paghiamo. 35 milioni secchi. Vediamo un po' cosa ci dicono. 47 e 9. Controfferta, ragazzi, perché se mi salta Camavinga non posso più poi riprenderlo. Quindi facciamo 40 milioni più 15%. 47 e 9, ragazzi. Ancelottone, c'è il dente avvelenato contro di noi. Facciamo 43 senza niente. Cosa ci dico? 47 e basta, raga. Va bene così? Va bene così. Ancelottone ha il dente avvelenato e quindi purtroppo siamo costretti ad accettare questa controfferta. A questo punto, signori, la squadra titolare è finita. Concentriamoci sulla squadra delle riserve. Partiamo però dal portiere. Eccolo qui, il primo. Turmal, non lo conosco, del Victoria SC, Repubblica Ceca, 22 anni. Prendiamolo. Prenderemo tutti i giocatori che sono giovani più o meno, che crescono e soprattutto che costano poco, perché bisogna fare tutta quanta la panchina. Offriamo la bellezza di 5 milioni. Cosa ci dicono? Affare fatto. Il portiere l'abbiamo preso. Dopo il portiere, occupiamoci del terzino sinistro. Il Maz del Besiktas ha una clausola di 8 milioni e 2 che noi non andremo a pagare, perché secondo me con 4-5 milioni si porta a casa. Infatti ne offro subito 5. Cosa ci dicono?
dicono che l'offerta, porca miseria, che ti servono 100.000 euro per la macchina e te li diamo, porca vacca. Preso anche il PS. Preso il terzino sinistro, occupiamoci del terzino destro. Vanderson del Monaco, 20 anni, brasiliano. Anche lui, signori, costa più o meno 5 milioni. Poi dopo, ragazzi, alla fine di questa carrellata di acquisti ti farò vedere poi più o meno, anzi no, più o meno, vi farò vedere gli overall di quanti giocatori che stiamo prendendo. 5 milioni, voglio una clausola, va bene così. Preso anche il TD. Per quanto riguarda, signori, invece il trequartista, andiamo su Emanuel Vignato, COC, 21 anni, italiano, talento incredibile del Bologna. Anche lui, signori, costa intorno ai 5 milioni. Bisogna fare in fretta perché, anzi, bisogna fare in fretta, bisogna stare attenti perché stiamo finendo i soldi. 5 milioni, loro hanno detto sì, molto bene, contrattino anche per Vignato. Ultimo giocatore, signori, da comprare, l'esterno sinistro che può giocare anche a destra, Octavian Popescu, giocatore veramente molto molto importante che abbiamo già preso, se non era in un'altra rebuilding, però comunque, signori, ho solo questi soldi, ci sono sì altri nomi ma lui è il più forte, quindi anche per correttezza nei confronti del Napoli è giusto prendere il più forte possibile immaginabile. E mi sa, ragazzi, che non ce la facciamo, porca miseria, facciamo 7 milioni, cioè forse ce la facciamo anche, 8 e 6. Beh, ragazzi, io ho praticamente fatto tutto quello che dovevo fare, quindi io accetto. I contratti li ho rinnovati, quindi Insigne ha rinnovato, tutti quanti i giocatori in scadenza hanno rinnovato il proprio contratto, quindi in teoria noi abbiamo finito. A questo punto facciamo un piccolo recap di tutti quanti gli acquisti: 71, 72, 71, 71 e 71. Tutti giovani, tutti forti e tutti che crescono. Abbiamo finito tutto quello che dovevamo finire di fare. Cosa ho detto? Non lo so. Però siamo pronti per simulare. Sistemo anche un po' la panchina. A questo punto non ci resta che simulare. È una squadra forte, ragazzi. È una squadra forte, una squadra che mi piace. Non vedo l'ora di vedere dove arriviamo. Cioè, sono tanti giovani, perché Osimhen è solo, tra virgolette, un 82. Camavinga è solo un 78. Però tutti quanti hanno un potenziale della Madonna. Non ci resta a questo punto che andare fino alla fine della stagione. Abbiamo anche l'Europa League, quindi sarà una stagione bella ricca di partite. Ci vediamo alla fine dell'anno e poi tireremo le somme insieme. Andiamo. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione. Semifinale persa di Europa League con il Leicester. Finale di Coppa Italia persa con la Lazio. Però occhio al campionato, perché diciamo che la cosa più importante è quella che conta di più. Fa male perdere una finale, fa male perdere una semifinale 0-1 e 2-0. Però in campionato vedo comunque diverse vittorie, anche sconfitta, sconfitta con l'Udinese. Ah, guardate lì, ragazzi, secondo me abbiamo perso lo scudetto lì. Guarda, in 2 settimane in cui abbiamo perso con l'Empoli, con l'Udinese e con il Bologna. Guarda, facciamoci caso. Andiamo a vedere subito la classifica perché siamo quarti a quota 69. Ok, va bene, ragazzi, va bene. Annata non positiva, annata non positiva. 0 trofei vinti e soprattutto, signori, siamo molto 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 lontani dallo scudetto, dalla prima posizione. È stato un anno, non lo so, è stato un anno così. Però la squadra è salita, ragazzi, porca miseria, porca miseria. Guardate gli overall, guardate gli overall. Bremer 83, Camavinga 82, Zielinski 84, Osimhen 86, Antony 87. Secondo me abbiamo puntato troppo sui giovani, però boh, secondo me abbiamo fatto una bella squadra. Vabbè, comunque è andata così. Andiamo a vedere per curiosità un attimo le statistiche per vedere chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno, perché Insigne ha fatto 25 gol e 14 assist, Antony molto molto bene, Osimhen solo 15 gol, molto bene Zielinski, molto bene anche Di Lorenzo da terzino destro, 5 reti che non sono poche. Comunque, queste qui sono le statistiche. Il primo anno è andato, è stato un anno dove abbiamo messo più o meno le basi. Adesso abbiamo una squadra veramente molto più forte di quella di inizio anno, tutti quanti sono cresciuti e praticamente la crescita dei giocatori è come se ci avessero dato praticamente degli acquisti in più, dei giocatori più forti, mettiamola così. Andiamo a simulare e ci vediamo direttamente ovviamente all'inizio della seconda annata. Siamo arrivati, signori, al secondo anno. Allora, per quanto riguarda il budget, abbiamo la bellezza di 124 milioni. La squadra a me piace, potremmo tranquillamente continuare così, però se proprio devo cambiare qualcuno, io cambio Di Lorenzo. I punti deboli sono Di Lorenzo e Meret. Meret però ha 25 anni, Di Lorenzo invece ne ha 28, 3 anni di differenza che su questo gioco fanno la differenza. Tutto quindi sul testino destro. Poi se abbiamo, magari se restiamo con dei soldi, non lo so, con ancora tanti soldi, potremmo anche prendere in considerazione l'idea di cambiare Meret, però la vedo difficile. Il giocatore che voglio prendere, signori, è Pedro Porro, giocatore veramente molto molto interessante, un ADA, 22 anni, spagnolo, gioca nel City, costa dai 52 ai 69. Vediamo un po' che cosa ci dicono.
Non voglio inserire Di Lorenzo come contropartita perché Di Lorenzo poi farà panchina. Io andrei con 50 milioni secchi, belli puliti puliti, 74,5 controfferta, ragazzi. Caliamo a 60 con clausola del 10%. Cosa ci dicono? 67. Va bene così, ragazzi, lo prendiamo. A questo punto, signori, ho rinnovato anche tutti i contratti in scadenza e abbiamo un budget di più o meno 30-35 milioni. Allora, sì, potremmo vendere Meret e prendere un portiere più forte, però preferisco aspettare. Meret è un 81, non possiamo prendere un top player, non possiamo prendere un top player, l'anno prossimo invece sì. Quindi l'idea è di simulare così, poi l'anno prossimo manteniamo praticamente la squadra invariata, anche perché Insigne secondo me un altro anno ce lo fa, forse anche due se lo fa, e andremo poi ad investire tutti i soldi per prendere un portiere di livello. Quindi l'anno prossimo avremo 100-120 milioni, tutto sul portiere. Mettiamo ovviamente a destra Porro, che sarà addio. A questo punto, signori, siamo pronti per simulare. Ho sistemato anche i piani di crescita, ho tolto le clausole perché ho visto che Koulibaly aveva la clausola, per fortuna che non ce l'hanno pagata, quindi ho rinnovato anche il contratto di KK, e stiamo trasformando Porro in terzino destro perché avete visto che via ci mette 7 settimane. Non ci resta a questo punto che simulare e vedere un po' questo Napoli di ADL Pappone al secondo anno di panchina che cosa riesce a fare. Ripeto, raga, la squadra a me stuzzica e stuzzica anche tanto. Mi fermo però tra 7 settimane per cambiare il ruolo a Porro. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione e incredibilmente abbiamo perso ancora la finale di Coppa Italia, incredibilmente ancora con la Lazio, incredibilmente ancora 1-2. Cioè, ragazzi, è incredibile. Per quanto riguarda invece la Champions, siamo andati fino ai quarti, peccato perché abbiamo perso 2-0 all'andata, ma al ritorno abbiamo battuto il Real Madrid. Però purtroppo il 2-0 ha pesato troppo. Abbiamo passato il girone, poi vabbè, con la Dinamo Kiev 7-0 totale, e in campionato, ragazzi, continuo a vedere tanti pareggi, diverse sconfitte e non lo so, sì, tante vittorie, però guardate lì, sconfitta con la Sampdoria, pareggio con l'Empoli, pareggio con l'Atalanta, sconfitta col Venezia. Non lo so, ragazzi, abbiamo vinto il campionato, secondo me dalle prime 4 ci siamo e questo è l'importante. Per quanto riguarda invece il campionato, cheat. Questa è la gufata dell'anno, ragazzi. Questa è la gufata dell'anno. Per me tra le prime 4 ci siamo. Cheat. Quinto posto, raga. Quinto posto per il Napoli. Europa League, 49 di overall. Ma soprattutto, ragazzi, come cavolo è possibile arrivare così in basso con una squadra così forte? Cioè, raga, ma stiamo scherzando? Ma è una squadra fortissima. Sì, ok, va bene, Meret 84, Bremer 84, quello che volete voi. Ma guardate che attacco che abbiamo, porca miseria. 90-91-91. Come si fa ad arrivare così in basso con una squadra così? È incredibile, ragazzi. È veramente incredibile, porca miseria. Sarà colpa del portiere quando si simula il portiere importante? Va benissimo. L'anno prossimo, come ho detto prima, il portiere verrà cambiato. Poi, in teoria, Bremer e Porro dovrebbero crescere ancora. Porro di sicuro crescerà. 84 di sicuro crescerà. Bremer mi sa che si è bloccato. Ora vediamo, ragazzi, comunque priorità al portiere. 49 overall, attenzione a non essere esonerati. L'anno prossimo chiamerò anche, anzi manderò anche gli osservatori, così da prendere un po' di giovani che servono sempre ad aumentare un po' l'overall, diciamo, del mister, la fiducia del mister. Super taglio al solo Pitego, signori. Ho cambiato anche la maglietta perché sono passati 8 mesi dalla prima parte di video che avete visto. Siamo qui al terzo anno e purtroppo siamo con le pezze. Non tanto per quanto riguarda la formazione, non tanto per quanto riguarda i soldi, ma perché purtroppo nell'anno scorso, quello che avete visto 2 secondi fa, siamo arrivati quinti e di conseguenza quest'anno non giocheremo neanche la Champions. Purtroppo rischiamo anche l'esonero, perché è giusto che sia, ragazzi, una squadra così forte che arriva quinta e il mister viene messo in discussione, il mister è da esonero. Infatti abbiamo un 48 di overall. Per cercare, diciamo, di migliorare questo overall, ho mandato i 3 osservatori, Belgio, Canada e Cina. Di solito, e dico di solito, di solito, quando prendiamo dei giocatori dalla primavera, la stima e la fiducia, il punteggio fiducia sale leggermente. Quindi puntiamo molto sulla primavera. Per quanto riguarda invece il budget, abbiamo 173 milioni. Il punto debole, signori, è il portiere. Voglio cambiare Meret. Prima però andiamo a fare tutti quanti i rinnovi per capire bene quanti soldi abbiamo. E secondo me ne abbiamo tanti, perché praticamente sono tutti quanti rinnovati, tranne Bianchi, che ovviamente si merita il rinnovo, 3 anni e ruolo sporadico. Questo qui, Ikigawa, se ne va a cagare, se ne torna in Giappone. Abbiamo individuato il nostro super portiere, signori. Ormai siamo arrivati a questo livello, siamo arrivati a questo punto e devo prendere il migliore possibile immaginabile, altrimenti davvero rischiamo l'esonero.
Andiamo su Donnarumma, costa veramente tantissimo. Cerchiamo di mettere Meret come contropartita. Se non lo vogliono, allora proveremo a vendere Meret separatamente. Meret vale solo 37 milioni, che schifo! 100 milioni più 37, vediamo che cosa ci dice Pochettino. Un bel niente, porca miseria. Non vogliono Meret. Allora facciamo così, raga, terminiamo la trattativa, mettiamo Meret sul mercato, aspettiamo delle offerte e poi proviamo a prendere Donnarumma offrendo tutto quello che abbiamo. Sono arrivate, ragazzi, sono arrivate addirittura due offerte per Meret dal Monaco e dal Wolfsburg. Allora trattiamo perché mi servono soldi. La società mi dice che posso addirittura chiedere 60 milioni. Io mi fido ciecamente di ADL e di conseguenza chiediamo 60 milioni. Cosa ci dicono? Affare fatto, molto bene. Meret venduto. A questo punto ci possiamo concentrare su Donnarumma, quindi richiamiamo di nuovo Pochettino e questa volta, ragazzi, offro solo soldi, 160 milioni con un margine di errore di 68, 215. Controfferta, proviamo a chiudere a 190. In teoria, raga, potrei anche accettare, però mi sembrano un po' eccessivi questi 215 milioni. Però, oh, raga, la squadra è fatta, eh. Avete visto che l'anno scorso abbiamo fatto anche dei colpi in panchina, quindi siamo coperti al 100%. Prendiamolo, abbiamo speso un sacco di soldi, però nella simulata il portiere è fondamentale. Signori, piccolo colpo, solo per chi segue la carriera con l'Oxford sul mio secondo canale. Ilias Akomak svincolato, perfetto per la panchina, può giocare a destra, a sinistra e può far la punta. Come si fa? Come si fa a buttare un giocatore così? Noi con l'Oxford gli abbiamo dato fiducia ed è diventato un fenomeno. Non posso lasciarlo svincolato, ragazzi, lo prendo con me. Andiamo a vedere anche il suo overall e non è niente male. 73, giovane, forte e può giocare in tutte le tre posizioni dell'attacco. A questo punto, signori, siamo pronti a simulare. Non so perché ma Zielinski è il meno uno, porca di quella vacca. Ho preso anche i giovani dalla Pavera e abbiamo un overall di 66. Speriamo, raga, di non essere esonerati. Incrociamo le dita, abbiamo l'Europa League. Mi sa che bisogna portarla a casa, signori, perché altrimenti veramente la panchina salta e sarebbe un peccato perché la squadra, secondo me, è veramente carina. Andiamo, signori, ci vediamo alla fine del mese di maggio. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Allora, vittoria della Coppa Italia, molto bene. Semifinale persa contro l'Arsenal dopo aver praticamente massacrato ogni squadra sul nostro cammino. E scudetto, non lo so, tante vittorie. Però continuiamo a far fatica, ragazzi, ma come mai? Continuiamo a fare fatica. Sconfitta con lo Spezia, pareggio con il Genova, con il Bologna, sconfitta con il Verona. Porca miseria, l'abbiamo vinto o non l'abbiamo vinto questo campionato? Secondo posto con 74 punti. Non abbiamo vinto il campionato, ancora niente. Però almeno siamo in Champions, almeno questo. Ma io davvero, ragazzi, non ci posso pensare, perché la squadra è forte, porca miseria. Cioè, questa non è una squadra da secondo posto. Ok, sì, ok, si può arrivare anche secondi, ma questa squadra è una squadra forte. Mi aspettavo molto di più, devo essere sincero. Insigne, purtroppo, mi sa che è iniziato la sua fase calante. Prima era 90, raga, Insigne, era 90 prima, forse, 89, 90, non mi ricordo. Sta calando e quindi mi sa, ragazzi, che l'anno prossimo si punta tutto sull'esterno sinistro. Siamo arrivati, ragazzi, all'anno successivo e siamo subito su questa schermata. Perché? Perché Insigne aveva il contratto in scadenza. Ho rinnovato il suo contratto e mi ha chiesto un turnover. Quindi anche lui, ragazzi, anche lui sa che in questa squadra non può essere più il titolare. Però, ragazzi, l'ho messo anche sul mercato, perché così come abbiamo fatto con Meret, dobbiamo venderlo per riuscire poi a fare un grandissimo acquisto sulla sinistra. Eccola qui, signori, subito è arrivata l'offerta per Insigne, addirittura 92 milioni dal Barcellona. Posso chiederne 122. Allora, non facciamo saltare questa trattativa, perché così tanti soldi per un giocatore che ormai sta calando, non lo so, ragazzi, è praticamente un regalo. È un regalo del Barça che ci fa a noi. Siamo sempre stati in ottimi rapporti con Xavi. 110 e Xavi dice sì. Insigne, ragazzi, se ne va al Camp Nou. Individuato, signori, l'esterno sinistro che può giocare anche a destra. Oyarzabal della Real Sociedad, giocatore che non ho mai preso e anzi forse l'ho preso pochissime volte e voglio cambiare un po', voglio prenderlo. Potremmo prendere qualcuno leggermente più forte, però mi ispira veramente tanto. E occhio, perché noi abbiamo ancora tanti soldi. Vediamo quanti soldi appunto ci restano dopo questo acquisto, perché potremmo anche cambiare o Bremer oppure Zielinski, perché Zielinski ha 30 anni. 120 179, caliamo, ragazzi, a 130 più clausola del 25.000%. Vediamo cosa ci dicono. 179, facciamo 150 più clausola del 25.000%. 179,
porca di quella miseria, facciamo 160. Ci devono pensare. Hanno accettato, ragazzi, hanno accettato. Ci hanno pensato, ma alla fine hanno detto sì. Andiamo subito a fare il contrattino per quanto riguarda appunto Yarzabal e poi vediamo quanti soldi abbiamo, perché come ho detto prima, forse ci sta anche un secondo acquisto. Signori, stiamo facendo cassa praticamente grazie al Barcellona. 87 di overall per Zielinski, 88 milioni, posso chiederne 125. Cioè, ragazzi, ma quanto ci vuole bene Xavi? Trattiamo, raga, trattiamo, perché se riusciamo a piazzare anche Zielinski al Barça, noi con 200 milioni ci prendiamo un grandissimo calciatore, molto più giovane anche, soprattutto di Zielinski, che ha 30 anni, come ho detto prima. Facciamo 115. Quasi quasi mi dispiace, ragazzi. 88. Cavolo, potrei accettare. Facciamo 98 e va bene così. Xavi, ti prego, dimmi di sì. 88. Non ci facciamo scappare questa opportunità. Zielinski venduto. A questo punto, signori, ho individuato tre trequartisti: Havertz, Mount e Odegaard. Allora, visto che puntiamo a vincere tutto e visto che stiamo anche quasi per essere esonerati, io direi di puntare su Havertz, il più forte tra i tre. 91, 25 anni, gioca nella Juventus, quindi poi andremo ad indebolire anche la nostra avversaria per il titolo. Bisogna vedere però se riusciamo a prenderlo. Mi sa, signori, che non ce la facciamo. Offro 150, abbiamo un margine d'ora di 44. Secondo me è troppo poco. Vediamo. Aspettate, si può trattare. Forse, ragazzi, per uno sputo di gallina ce la facciamo. Ci metto anche la clausola del 25.000%, quindi 170 più clausola. Cosa ci dicono? Affare fatto, ragazzi. Secondo me non l'abbiamo pagato neanche tantissimo, secondo me. A questo punto, signori, con Havertz titolare e ovviamente a sinistra Oyarzabal, la squadra è completa al 100%. Il punto debole resta comunque Bremer, che non sta più salendo, però la squadra è veramente, veramente forte. Riusciamo a vincere questo benedettissimo scudetto? È una maledizione, porca miseria. L'overall però sta salendo, 72, e quindi già sono contento. Avanziamo e ci vediamo praticamente alla fine della stagione, quindi a fine maggio 2025. Colpo di scena, signori! Che poi colpo di scena neanche tanto, perché siamo fortissimi. Siamo arrivati in finale di Champions. Finalmente, porca miseria, finalmente. Guardando i risultati, secondo me, abbiamo vinto anche il campionato. Ho visto una caterva di vittorie. Per quanto riguarda invece la Champions, abbiamo fatto fuori il Bayern München. Abbiamo fatto fuori il Barcellona con Zielinski e Insigne in campo. Abbiamo fatto fuori il Manchester City vincendo 3-0 all'andata. E adesso, signori, c'è il PSG. Guardiamo subito la formazione, perché siamo tutti quanti al 100%, ma Koulibaly sta calando, ragazzi. Koulibaly 19 di tiro, sta calando, raga, sta calando. 87, e mi sa che l'anno prossimo bisogna prendere un nuovo difensore centrale, però adesso bisogna stringere i denti. È il tuo ultimo anno, KK, fascia da capitano al braccio, è il tuo ultimo anno, ce la devi fare, devi vincere questa Champions. Guardiamo per curiosità anche il campionato, perché è importantissimo. Serie A, cosa abbiamo fatto? Primo posto con 91 punti, la Juventus 90. Madonna, raga, testa a testa, testa a testa incredibile, testa a testa incredibile con la Juve. Alla fine l'abbiamo spuntata noi, 91 punti. Ovviamente non andremo a giocare la gara, l'andremo a simulare con la simulazione interattiva. Jorginho, porca vacca, ragazzi, che bella formazione. Kulusevski, che cresce come un pinguino. Mbappé, Neymar, Brozovic, Jorginho, poi anche Akanji, Marquinhos, Keylor Navas e ancora Kimi. Mamma mia, ragazzi, grandissima squadra, veramente veramente forte. Allora, simulazione interattiva, entreremo negli ultimi 3 minuti per l'alzata della Champions, se ovviamente il Napoli vincerà la gara. Ha segnato, ragazzi, Kylian Mbappé dopo 36 minuti. Stiamo guardando un po' la partita e vedo un leggero dominio della squadra francese. Ha segnato Chilwell, signori, 1-1, pareggio incredibile al 60esimo, ragazzi. Super, super reazione del Napoli. 2-1, Mbappé, porca miseria, porca miseria, ragazzi. Doppietta di Kylian Mbappé. Niente da fare, signori. Finisce qui, perdiamo la finale di Champions. Incredibile. C'è tanta delusione, ragazzi. C'è davvero tanta delusione. Adesso ricompattiamoci, perché come abbiamo visto prima, Koulibaly purtroppo non è più in grado di giocare titolare. Sta calando, quindi ricompattiamoci. 69 overall. Compattiamoci, andiamo fino alla prossima stagione e poi, ragazzi, useremo tutto il budget per sostituire Koulibaly, che purtroppo non ce la fa più. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati, cerchiamo di non perdere troppo tempo. Budget ricaricato 228 milioni, ho già rinnovato tutti i contratti a disposizione, quindi siamo pronti, in scadenza, scusatemi, siamo pronti per intervenire sulla difesa. Allora, volevo
volevo prendere un grande difensore centrale, però mi è venuta in mente un'idea, ovvero, ma se ne prendessimo due, andando a cambiare anche Bremer che non cresce più? Come mi è venuta questa idea? Vedendo Upamecano, ragazzi. Upamecano ha il contratto in scadenza, quindi con 80 milioni circa si può portare a casa. Proveremo a inserire come contropartita Bremer, oppure anche Koulibaly. Non lo so, mettiamo Koulibaly che ne vale 30 e vicino gliene metto 50. Vediamo che cosa ci dicono. 60, va bene così ragazzi. In questo modo siamo riusciti a guadagnare qualche soldino in più. Poi metteremo Bremer come contropartita per arrivare all'altro difensore centrale. Speriamo di farcela. Il secondo giocatore che voglio acquistare è Eder Militao. Costa ragazzi tanto, ci sarebbe anche Rubén Dias che costa ancora di più, però Militao ha un anno in meno. Proviamo ragazzi a mettere come contropartita il nostro Bremer, sperando che Real Madrid accetti questo giocatore come contropartita, altrimenti siamo rovinati. Vicino ci metto la bellezza di 40 milioni. Vediamo cosa ci dicono. 120 più Bremer. Mamma mia ragazzi, che vergogna. Che vergogna, porca miseria. Facciamo 80. Per fortuna noi non abbiamo bisogno poi di nessun altro acquisto, però è davvero una vergogna. 120. Controfferta. Caliamo a 100 e questa volta, signori, devono per forza accettare. Niente. Ancelotti mi ha rotto le scatole. Il dente avvelenato. Ce l'ha con noi Ancelotti, perché purtroppo è stato esonerato quando allenava il Napoli. Ecco perché. A questo punto, signori, ci siamo. Rinnovati i contratti, sistemati in allenamento, messi in campo i due nuovi acquisti, Upamecano e Militao, e siamo pronti per la simulata. C'è anche la finale di Supercoppa, poi guarderemo tutto alla fine dell'anno. Che Dio ce la mandi buona, signori. Siamo forti, speriamo di non essere esonerati e proviamo a portare questo titolo a casa. Ci siamo, signori, ci siamo di nuovo. Seconda finale di Champions consecutiva. Abbiamo fatto fuori il Bayern Monaco, abbiamo fatto fuori la Juventus, abbiamo fatto fuori lo United. Per quando Upamecano infortunato, non ci posso credere, porca di quella miseria. Abbiamo Bianchi, ragazzi, Bianchi, Bianchi, signori, il grandissimo Bianchi, talento, raga, della primavera, che era un ATT e non l'abbiamo fatto diventare un difensore centrale. E sapete cosa facciamo, ragazzi? Gli do anche la fascia da capitano, porca miseria, perché se la merita, dai. Forza, la squadra è forte, signori, c'è Fabio anche a 30 anni, porca di quella miseria. Porro, quanti anni ha? 26. Non lo so, ragazzi, non lo so, dai, cerchiamo di vincere, perché poi dopo diventa problematico andare a migliorare ulteriormente questa squadra, secondo me. Serie A, quanti punti? Incredibile, 78 punti. Ma come mai questa squadra non rende nella simulata? È veramente strano, perché siamo forti. Vabbè, comunque, simulazione interattiva, bellissima squadra anche per quanto riguarda Bremer. Oh mio Dio, eccolo lì, ragazzi, eccolo lì, simulazione interattiva. Signori, partita brutta, risultato bloccato sullo 0-0. Siamo al 90esimo, quindi 90 minuti sono finiti e quindi iniziamo ufficialmente i tempi supplementari, signori. L'ansia sale. Signori, niente da fare. Partita bloccata, anche se noi abbiamo avuto 4 occasioni. Calci di rigore, calci di rigore, ragazzi, calci di rigore. Potrebbe essere una maledizione questa Champions per il Napoli. Harry Kane lo segna, ragazzi, lo segna con il 40 Harry Kane. Oyarzabal sbaglia il rigore clamorosamente. Rodrigo, vediamo che succede. Lo sbaglia anche Rodrigo, raga. Lo sbaglia anche Rodrigo. Victor Osimhen lo sbaglia. Due rigori di fila sbagliati dal Napoli, ragazzi. Ma come si fa? Gol di Vinicius, è praticamente finita. Havertz con la 20 segna. Dai, qui ci serve un miracolo, ragazzi, ci serve un miracolo. Blanco sbaglia clamorosamente. Occhio, perché vorremmo andare in pareggio con Fabio Ruiz. Ma anche Fabio Ruiz lo sbaglia, il calcio di rigore. Allora Valverde potrebbe chiudere i conti e Valverde segna. Signori, it's finished. Perdiamo la seconda finale di Champions consecutiva. La delusione è veramente tanta, signori, è veramente tanta, però dobbiamo ricompattarci. Allora, per quanto riguarda la squadra, io direi di non fare acquisti. Io direi clamorosamente di non comprare nessun giocatore, perché ovviamente Upamecano tornerà titolare, è un 88, 27 anni e crescerà. Porro è un 89, ha 26 anni e crescerà. Poi praticamente tutti i giocatori sono sopra il 90. Cioè è una squadra, signori, che secondo me in questo momento non si può cambiare. E visto che questo video è già durato tanto, e visto che comunque la squadra è già forte di suo, io direi di rinnovare solo i contratti in scadenza, che sono tanti. Tutti i contratti rinnovati, a questo punto non ci resta che simulare ancora. Siamo nel 2026, ci vediamo alla fine della stagione, quindi alla fine del 2027. Questo video, questo Road to Champions, questa rebuilding
League sta diventando una tortura. Clamoroso, ragazzi! Clamoroso! Terza finale di Champions di fila! Guardiamo la formazione! No, non c'è Victor! Ma porca miseria, ma riusciamo a giocare una finale con la squadra al 100%? Porca miseria! Cioè, non c'è Victor! No, aspetta! No! Petagna titolare in finale di Champions! No, vabbè, raga, non ci credo! Petagna titolare nella finale di Champions! Cioè, ci sarebbe anche Ilias, signori, che potrebbe farla la punta! Però, porca miseria, raga, c'è Petagnone, raga! Petagnone titolare in finale di Champions! Quanti anni ha? 31! Porca miseria! Capitano, raga! Fascia da capitano al braccio per Petagnone! Andiamo a giocare, signori! Andiamo a giocare! Terza finale di Champions consecutiva! Non mi è mai accaduto in vita mia di perdere tre finali di Champions contemporaneamente. Ma, cioè, contemporaneamente, di fila. Mai, ragazzi, mai. Andiamo a vedere sta partita. Petagnone! Lo sapevo! Lo sapevo! Con la maglia della Spal! Lo sapevo! Che questa finale di Champions la decideva lui! Petagnone, ragazzi! Petagnone! Contro le critiche, contro tutto! 1-0! Doppietta di Petagna! No, ragazzi, questo è un sogno! Questo non può essere vero, raga. No, ragazzi. Non può essere vero questo. Doppietta di Petagna nella finale di Champions, raga. Doppietta di Petagna. Allora, io una promessa, ragazzi. Una promessa. Se Petagna fa tripletta, io d'ora in avanti, in ogni carriera, io comprerò Petagna come vice della mia prima punta. Le promesse si mantengono, signori, eh. Se Petagna fa tripletta, io comprerò sempre Petagna. Sempre. Oyarzabal, signori. Oyarzabal. Niente gol di Petagna, ma ha segnato Oyarzabal. 3-0 secco. A questo punto, signori, aspettiamo solo gli ultimi minuti per vedere se Petagna riesce a fare il terzo. Ma poi, perché Petagna è anche il capitano di questa squadra e quindi sarà lui ad alzare il trofeo. Ed è una scena che non posso perdere. Calcio di punizione. Ma posso battere io? Dai, ragazzi, io sono un battitore professionista, quindi dai, fatemi battere questa punizza. Cioè, potrei batterla pure con Petagna, per carità. Però, ma Petagna le sa battere le punizioni, Petagna. Cioè, non le sa battere tantissimo Petagna, però io, essendo un battitore nato, potrei anche azzeccare la traiettoria. No, ragazzi, no. Vabbè, ci abbiamo provato. Siamo ritornati comunque, signori, nella nostra amata simulata e non ci resta che entrare al 90esimo. Uno di recupero e quindi ci gustiamo insieme questi ultimi minuti, magari provando a fare anche l'ultima azione della partita se c'è tempo. Upamecano appoggia per Chiwell. Dentro basso e no, l'arbitro fischia alla fine, signori. Petagna non ha fatto tripletta, però ha fatto una doppietta incredibile che resterà proprio impressa nella storia del calcio, ma anche nella storia, ragazzi, del mio canale, perché abbiamo fatto una rebuilding spendendo milioni su milioni, miliardi su miliardi, comprando tantissimi giocatori. Abbiamo perso due finali consecutive e il giocatore decisivo l'avevamo in rosa fin dal primo secondo del video. Il suo nome è Andrea, il suo cognome è Petagna. Eccolo qui, signori, eccolo qui il nostro Petagnone. Relico, come felice, ragazzi, come contento. E con la fascia da capitano al braccio alza la Champions League, signori, sulla sua testa. È lui l'eroe, ragazzi, è lui l'eroe, è lui il simbolo di questa rebuilding. Grande, grande Petagna, grande Napoli. Finalmente, dopo 8 ore di video, abbiamo vinto questa Champions. A questo punto, signori, questo video può giungere al termine. Io Osimhen neanche lo metto in campo, ragazzi. La rebuilding è finita così, con Petagna titolare. Guardiamo per curiosità chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno, perché Oyarzabal, ragazzi, ha fatto una caterva di gol. 49 gol per Oyarzabal e 21 assist. Numeri incredibili. Vittorio Osimhen 95 con 29 reti e 7 assist. Anthony 26 reti, 13 assist. Molto bene anche lui, molto bene anche Fabian. Petagna 6 reti in 11 partite. Una media gol impressionante. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Ci abbiamo messo tanti anni, però comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto anche il campionato. Sono veramente molto contento. Grazie mille per aver visto questo video. Non mi dilungo ancora oltre, perché secondo me è già venuto lungo abbastanza. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa vittoria storica del Napoli con Petagnone protagonista assoluto. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani